Ciao chiacchieroni, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Taika e oggi sono qui perché vorrei parlarvi dei regali che mi piacerebbe ricevere sotto l'albero. In realtà non ho idea di quando uscirà questo video, quindi non credo che Babbo Natale farà in tempo a guardarlo. In ogni caso è una lista anche che servirà a me durante l'anno per ricordarmi quali sono i libri che hanno la priorità di essere comprati. Perché io ho questo bruttissimo vizio di avere tantissimi libri con priorità alta, diciamo, più o meno alta. Poi vado in libreria e vedo magari una copertina che mi attrae oppure un titolo che avevo completamente dimenticato di volere e vado a comprare quello. Quando poi c'ho tutti gli altri in lista d'attesa che aspettano neanche di essere letti, proprio di essere comprati. Una cosa positiva è che sono riuscita a smaltire un po' di libri che avevo in lettura. Non so come mai, però adesso guardando la mia libreria mi rendo conto che non sono così tanti i titoli che mi mancano da leggere. Ed è una cosa che mi fa molto felice perché poi mi sento in colpa. Quando vado in libreria a comprare qualcosa e ho... Quando vado in libreria e ho qualcosa, e ho molti libri in casa ancora da dover leggere, mi sento tremendamente in colpa e quindi spesso non riesco a comprare niente. A questo punto direi che non ho neanche quella scusa, perché comunque me li merito i libri, visto che non ne ho così tanti in libreria da leggere. Me li merito tutti. E me li merito anche perché finalmente ho finito gli esami, non ne potevo più. C'era l'ultimo che mi stavo tirando dietro ormai da settembre, giù di lì, adesso li ho terminati, posso dedicarmi solo ed esclusivamente alla tesi e sono veramente, veramente felice. Piccola nota, il gatto sta girando per la stanza. Se sentite rumori strani, la videocamera che cade, io che muoio, cose comunque di altri pianeti, è semplicemente lei che fa quello che fa normalmente, ossia distruggere questo universo. Giusto, Tata? Sembra proprio così. Prima nota sui miei regali di Natale. Una cosa che non mi piace tantissimo ricevere sono primi numeri di saghe. Questo perché le saghe sono una cosa molto particolare, nel senso che è una spesa continuata e continuativa. Quindi voglio essere sicura di essere in grado di poter affrontare poi la spesa dei volumi successivi. Quindi ho la serie completa. E per di più di una serie che sicuramente mi piacerà, oppure sono uno di quei regali che sinceramente non consiglierei mai. Cosa c'è? Vieni, cosa c'è? Qui. È Natale. Dai, di ciao. Di ciao. Ciao, io distruggo casa e miagolo un sacco. Miagoli un sacco. Quanto miagoli? Adesso non miagoli. Ti piace stare davanti a... Aiuto! Comunque, stavamo dicendo. Cosa stai facendo? Vai. Vai. Grillo è un gatto libero! Dai, che ce la puoi fare. Vabbè. Il primo libro di questo elenco è un libro che ho letto in biblioteca ed è un libro che mi è servito per la tesi. Si intitola Di cosa parliamo quando parliamo di libri ed è scritto da Tim Parks. È un libro molto interessante, l'ho già letto e mi piacerebbe averlo per poterlo leggere in maniera completa. Ovviamente per la tesi non sono andata a leggere tutto il libro, ma ho letto soltanto le parti che mi interessavano. È un libro molto interessante. Perché prende la lettura da un punto di vista differente, non sempre dall'abbiamo bisogno di leggere, non parla dell'importanza della lettura in quanto tale, non ti fa un elenco di cose che i non lettori si perdono, bensì ti parla molto concretamente di cosa sia la lettura per lui, per il lettore in primis, e soprattutto mette in luce quanto sia importante l'interesse personale nell'affrontare o meno una lettura e nel leggere in generale o meno. Questo video durerà una vita e mezzo perché ho il gatto che si annoia, non c'è il mio compagno a tenerla buona mentre io registro e quindi adesso mi vedrete con questa mappina in mano perché c'è attaccato il filo con il quale lei gioca. Cosa mi tocca fare? Vabbè. Comunque vi stavo dicendo, è un libro estremamente interessante,
proprio per questo modo che ha di vedere la lettura e di rivalutarla non più come un'attività che tutti devono fare, perché non è un'attività che tutti devono fare. Le persone hanno bisogno di storie, non hanno bisogno di leggere. Conseguentemente, le storie possono anche essere conosciute, apprese, viste con altri mezzi. C'è la musica, ci sono i film e via dicendo, non c'è bisogno di leggere sotto questo punto di vista. Questo modo di vedere la lettura la fa anche rivalutare sotto molti punti di vista, almeno a me ha fatto questo effetto questo libro, perché mi sono resa conto di come ne sbagliassi l'approccio. Un libro alla fine è solo ed esclusivamente un libro, sei tu che gli dai quel valore, sei tu che riesci a leggerci tra le pagine dei valori o meno, o comunque una sottostoria, una sottotrama che ti lascia qualcosa in più della semplice storia letta. Per questo motivo è anche inutile che una persona che non ha questo approccio alla lettura, cioè è inutile dire a una persona che non ha questo approccio di lettura che un libro è qualcosa in più, che un libro deve leggerlo. Come vi ho detto, non è un libro che ho letto tutto, ha anche una bella parte molto interessante riguardante l'editoria moderna, riguardante l'ebook, per quanto sotto il punto di vista dell'ebook non sono molto d'accordo, però quando lo rileggerò per vedere anche quelle parti, ovviamente ve ne saprò parlare meglio. Per il momento io ho dato un'occhiata soltanto a ciò che lui diceva riguardo ai libri e alla lettura in sé, non a tutto il resto del mondo. Ripeto, si parla di editoria, di ebook, di scrittori, quindi di come diventare uno scrittore. Sempre con questo stile un po' ironico che rende la lettura, nonostante sia un saggio veramente molto interessante, è decisamente poco noiosa. Poi magari sarà che mi interessava tantissimo l'argomento. Però il libro è stato una di quelle letture che non vedi l'ora di continuare, quindi spero di riuscire a recuperarmi il libro completo il prima possibile. Riattaccandomi al discorso di prima sulle saghe, una saga che sicuramente mi piacerebbe ricevere per Natale è quella delle Cronache Lunari di Marissa Meyer. Ve ne ho già parlato tantissimo, credo, ed è una saga che mi ha colpito proprio per il suo contenuto, del quale però in forma cartacea non ho neanche un libro. E mi dispiace perché quando l'ho preso per la prima volta, quando ho iniziato a leggerlo per la prima volta, sinceramente non pensavo che mi sarebbe interessata averla cartacea come serie. Invece, come vi ho già detto in tanti altri video, come vi ho già detto anche sul sito, è una serie veramente bellissima. E tra l'altro che migliora anche con i volumi. Io perlomeno ho letto i primi due, il secondo è anche più bello del primo. E non credevo che fosse mai possibile per una serie, anche se ultimamente sto leggendo molte saghe così, anche la saga dei bambini speciali di Miss Peregrine. Secondo me il secondo volume vale molto molto di più del primo. E questa è una saga che mi piacerebbe avere, quella delle Cronache Lunari. E mi piacerebbe anche riceverla come regalo perché in ogni caso non ne ho neanche uno, però ho già letto i primi due, quindi anche nel caso mi arrivasse il terzo, tanto sono soltanto i primi tre che sono stati tradotti in italiano, potrei comunque leggerlo. Quindi magari sarebbe poi difficile recuperare i primi due, però in ogni caso potrei andare avanti. Anche il terzo volume di cui vado a parlare è un volume di cui vi ho già parlato, è The Quick di Lauren Kate. È un libro che parla di vampiri. E io adoro i vampiri. E poi ammetto che mi è piaciuta tantissimo anche la copertina. E lo so che un libro non si deve valutare dalla copertina, ma io lo faccio. Ormai lo ammetto, mi sono dichiarata a tutti voi come persona che sceglie i libri anche dalle copertine e non me ne vergogno. Ho alcuni dei libri più belli che io abbia mai letto, li ho scelti per la copertina. Anche alcuni dei libri più brutti che io abbia mai letto, è vero. Però, contando che ci sono anche alcuni di quelli più belli, direi che la questione si ristabilisce un po', no? Comunque, The Quick parla di vampiri, The Quick è ambientato nell'epoca vittoriana, soprattutto ha dei vampiri che sono dei vampiri originali, diciamo, dei vampiri classici, almeno per quello che ne ho sentito parlare. Ovviamente poi soltanto dopo la lettura potrò vedere se è un'altra fesseria stile vampiri New Age, oppure se siamo tornati, oppure se è uno di quei libri con i miei bei vampiri classici. Un'altra caratteristica che mi è piaciuta veramente tanto, almeno per quello che ne ho sentito dalle recensioni, è il fatto che sia scritta
in alcune parti sotto forma di diario. Lo stile diaristico, lo stile epistolare, sono degli stili di scrittura che a me piacciono veramente tantissimo. Quindi diciamo che ha anche quel qualcosa in più, in quanto si tratta di una forma che a me comunque in genere piace, quindi diciamo che ci sono alte possibilità che questo si riveli davvero una bella lettura. Un altro libro che vorrei assolutamente, assolutamente, assolutamente vorrei è di Neil Gaiman. Strano, strano. Ok, però l'ultimo volume uscito di Neil Gaiman si intitola Trigger Warning ed è una raccolta di racconti. Questo libro è assolutamente da leggere, a parte per il fatto che io vorrei poter riuscire a leggere tutto ciò che ha scritto Neil Gaiman e tutto ciò che scriverà, perché sinora soltanto un suo libro di una decina che ho letto suo e non mi è piaciuto, e credo che Stardust l'abbia fatto scrivere a una scimmia ubriaca, però Trigger Warning. Mi piace tantissimo anche per ciò che il concetto di trigger warning rappresenta. Questo concetto è stato sviluppato, questo concetto che poi è un movimento, diciamo, è stato sviluppato in un'università che, se non erro, un'università americana, in questo momento non ricordo il nome, ed è dovuto al fatto che durante la riproduzione di un film in cui c'erano delle scene di stupro, una ragazza si è sentita male ed è stata male per il fatto di aver subito in passato quella stessa esperienza e quindi si è ritrovata senza volerlo a riviverla e senza avere neanche il coraggio di alzarsi ed andarsene per paura del giudizio del docente e dei compagni. Ne è andata poi a parlare con i professori, con il professore, hanno deciso di portare avanti un movimento per segnalare le opere che contengono determinati argomenti delicati che possono scatenare delle reazioni negative, delle emozioni negative nelle persone. Cosa vuol dire questo? Non è ovviamente una censura perché non stai evitando di riprodurre quel volume, non stai eliminando tutte le copie esistenti. Stai segnalando che quest'opera potrebbe contenere determinati argomenti. E ora è vero che ci sono delle persone sensibili. Io per prima, quando mi trovo davanti a alcune immagini, soprattutto ultimamente su Facebook, della strage di Aleppo, mi viene male riuscire a guardarle, non ce la faccio e ho spesso crisi di pianto perché sono delle situazioni che non riesco a neanche immaginare, ma credo che un volume, un libro, un film siano una cosa diversa. E Gaiman ci dice come in realtà tutti i libri debbano fare questo effetto scioccante per i diversi argomenti che trattano. Solo con questo specchio della realtà, che può essere poi uno specchio fatto a forma di libro, fatto a forma di film, con tutti gli altri supporti che volete, che noi prendiamo coscienza che queste cose accadono realmente. Prendiamo coscienza della crudeltà di questi atti, del malessere che tutta questa violenza può portare nella persona. E per quanto sia vero che non sono le vittime a dover leggere di queste cose, ma dovrebbero essere libri messi nelle carceri e così via, almeno questa è l'idea di uno di questi docenti, io credo che sia giusto che tutti leggano, che tutti abbiano la possibilità di leggere senza sapere, se non per una volontà dell'autore che lo scrive nella trama, tutti debbano avere la possibilità di affrontare queste tematiche attraverso uno strumento che ci permette di rielaborarle, di capirle meglio, di farle tra virgolette nostre. Ecco, in realtà il trigger warning è un argomento molto interessante applicato ai libri. E non so se vi può fare. È un argomento che sto, anche se non come argomento centrale, sto elaborando anche per la tesi. Io non so se è un argomento che vi piacerebbe esplorare un pochettino di più, quindi vedere magari diversi punti di vista sulla questione, o comunque vedere perché è nata, vedere il senso che ha questa volontà di marchiare i libri e di far stare lontane le persone. Personalmente non la trovo una cosa corretta, però ovviamente ci possono essere diversi pareri e tra l'altro
Mi piacerebbe molto sapere il vostro. Magari vi lascio qui sotto un articolo sul trigger warning, se vi va di leggerlo e poi se vi va di discuterne assieme qui, oppure se vi interessa su un altro video apposito che registrerò più avanti. Cambiamo assolutamente argomento, tra l'altro non vi ho detto semplicemente che quella è una raccolta di racconti che Gaiman ha scritto proprio per scioccare il lettore, per questo motivo l'ha chiamato trigger warning. Comunque, passiamo a un argomento magari più leggero, ed è un libro che desidero da anni, penso dal primo giorno che è uscito, ma è un libro che costa un'infinità, quindi penso che rimarrà nella lista di desideri ancora per molto tempo. Sto parlando ovviamente della Nave di Teseo, scritto da Doug Durst, credo, non so se lo ricordo. Bene, comunque tanto ci sarà la copertina qui, quindi potrete leggerlo, ma dubito che abbiate bisogno di conoscere qualcosa di questo volume. Ne hanno parlato praticamente tutte le youtuber, e io ho avuto soltanto la possibilità di guardarlo all'esterno in libreria, perché ovviamente, come sa penso sappia sapete, è costruito in maniera tale che all'interno del volume ci siano biglietti, bigliettini, fogliette, fogliettini. Quindi in libreria non puoi ovviamente aprirlo, ma è dentro un cellophane che ti impedisce completamente di aprirlo e di guardarne le pagine. Io ho avuto la possibilità di guardarlo dalle mani di Yelena e mi sono innamorata. È una di quelle opere che secondo me bisogna leggere anche solo per l'originalità con cui è stata scritta. Facciamo praticamente da una tematica brutta, una tematica che in teoria è positiva, a un'altra tematica negativa. Perché un altro libro che sto desiderando veramente da tantissimo tempo, nonostante questo libro a quanto pare sia fuori produzione, fuori stampa, e adesso parliamo di Kevin di Lionel Shiver. Ho sentito parlare per la prima volta di questo libro da Leda, delle pagine di Leda. La protagonista è la madre di un ragazzo di 15 anni che è entrato nella sua scuola con un'arma e ha ucciso quasi una decina tra suoi compagni ed insegnanti. In questo libro si ripercorre tutta la strada di crescita di questo ragazzo, però dal punto di vista della madre, quindi da quando è nato a quando a 15 anni ha compiuto questa strage nella sua scuola. È un libro molto toccante perché si vede il lavoro di introspezione che fa questa madre cercando le sue colpe, cercando le motivazioni per il quale questo bambino, questo ragazzo ha fatto un atto simile. Il malessere psicologico è una tematica che mi interessa molto, motivo per il quale ho affrontato La voce dentro di Sarah Graham, nonostante quel libro non lo consiglierei a nessuno perché credo che sia scritto veramente con i piedi. Questo spero ovviamente che non sia scritto nella stessa maniera, ma per come ne ha parlato Leda sembra in realtà una lettura veramente molto molto interessante. Questo video so già che durerà un'infinità, in questo momento ho dovuto cambiare anche la batteria perché si era scaricata. Il gatto continua a fare danni e io continuo a divagare, quindi durerà una vita e mezzo, spero che comunque vi piaccia lo stesso. Andiamo avanti, stavo dicendo, cambiando completamente tematica, in questo momento almeno per questo libro, un altro libro che mi piacerebbe avere, che mi piacerebbe ricevere, che fa sempre parte della categoria dei saggi, è Biscotti e Radici Quadrate, scritto da Eugenia Cheng. Ci mancava soltanto il mal di gola. Eugenia Cheng è una professoressa di matematica pura all'Università di Sheffield. Ha la passione per la matematica e ha la passione per i dolci. E in questo libro, in questo saggio, quello che farà sarà proprio unire queste due passioni, la passione quindi per la pasticceria e la passione per la matematica. Non ho idea in che senso, però mi piace tantissimo. Primo perché adoro anche io fare i dolci, secondo perché adoro anche io la matematica. L'unione di queste due passioni sinceramente mi fa desiderare da morire questo volume. Non ho idea di come possano essere trattati i due argomenti, non ho idea in che senso sia matematica, in che senso sia pasticceria, ci sia pasticceria qui dentro, quindi semplicemente vorrei averlo per poter capirci un pochettino di più. Mi ha entusiasmato tantissimo questa comunione di due cose che sembrano completamente diverse, di due passioni che io comunque ho, quindi vorrei capire come è riuscita a farle sposare questa docente universitaria. Un altro dei libri che mi piacerebbe ricevere
È un libro che mi ha consigliato, adesso non mi ricordo in realtà chi me l'ha consigliato, credo su Facebook, credo qualche mio amico su Facebook. È un libro che si intitola Firmino ed è scritto da Sam Sauvage, credo. Anche in questo caso credo, ma tanto ci sarà la copertina del libro a rimediare ai miei errori. Ed è un libro che ha come protagonista un topo che mangia i libri e dice che più sono belli i libri, più sono buoni. Oltre a mangiarli, impara a leggere e quindi impara ad apprezzare la cultura umana, la società umana, sotto alcuni punti di vista. Poi so però che ha un brutto risveglio da questo idillio che lui aveva creato, questa idea idilliaca che aveva creato sulla società umana, soprattutto per il fatto che è un topo. Sicuramente non sarà un libro molto divertente perché mi hanno già anticipato che per un topo difficilmente ci sono dei lieti fini, però sono veramente molto curiosa di poterlo leggere. È uno di quei libri che senza che qualcuno me l'avesse consigliato, probabilmente non avrei mai preso in mano, anche perché non ne ho mai sentito parlare, non ne avevo mai sentito parlare, però sembra piuttosto interessante. Tra l'altro, sotto alcuni punti di vista, non lo so perché l'ho associato a Ratatouille, quindi ho quel topolino in mente, per quanto, ripeto, mi hanno già detto di togliermi dalla testa le idee divertenti che ci sono in quel film. Ultimo libro di questa lunghissima carrellata è molto forte e incredibilmente vicino di Jonathan Foer, Saffron Foer, credo. Comunque, molto forte e incredibilmente vicino. È un libro che ha come protagonista un ragazzo adolescente che ha perso il padre nell'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle. Io sono nata l'11 settembre e da qui il primo motivo per il quale questo libro mi interesserebbe molto leggerlo. Sono nata l'11 settembre ed è una tematica che mi piace molto approfondire. Non lo so perché in realtà non credo si possa dire che sono quelle cose che ti colpiscono da vicino, perché comunque fortunatamente non ho vissuto niente del genere. Però sono nata l'11 settembre, mio padre è un vigile del fuoco. E ho visto tanti film sui vigili del fuoco in quegli interventi ed è stato davvero straziante. E questa sarebbe più o meno la prima volta invece che affronto la tematica dal punto di vista di una delle vittime. Solitamente ho sempre, per mia inclinazione personale ovviamente, visto la storia, letta da storia da coloro che invece sono intervenuti per cercare di salvare più gente possibile. È sicuramente un romanzo di formazione, visto che parla della ricerca di questo ragazzo nei confronti di una persona a cui è indirizzata una lettera che il padre aveva scritto quando era ovviamente ancora in vita. E durante questo processo di ricerca, lui si troverà ad affrontare quell'enorme ostacolo che per lui è la morte del padre. Sono veramente molto curiosa di leggerlo, praticamente per tutto in realtà, proprio sia per la tematica, sia per il fatto che il protagonista è un adolescente in una fase di crescita e per di più con un grosso peso sulle spalle, perché sicuramente crescere senza un genitore, per la morte di un genitore in un evento simile non è sicuramente facile. Ho finito i libri, non sono neanche una decina, quindi non riesco a capire come io possa aver fatto un video così tanto lungo, ma credo che ci siano semplicemente molti intermezzi da parte di animali. Animali che rompono le scatole. C'ho il gatto che mi sta mangiando la mano. Vabbè, meglio chiuderlo e dare le attenzioni a lei, perché altrimenti finisce che mi distrugge davvero la camera. Quindi, questi erano i libri che mi piacerebbe tantissimo ricevere per Natale. Fatemi sapere quali sono i vostri e nel caso invece il video uscirà dopo Natale, fatemi sapere quali sono i regali librosi che avete ricevuto, se vi sono piaciuti, se sono cose che desideravate. Io per questo video vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!